bravi a, non, a farli arrivare in ritardo, no? In fase di palleggio, in effetti, era successo che i due centrocampisti centrali sono stati ammoniti proprio perché arrivavano in ritardo, perché noi in fase di palleggio siamo stati veramente bravi. E invece nel secondo tempo sono partiti meglio, molto più aggressivi, noi siamo riusciti a fare gol, ma loro il gol, per assurdo il gol subito li ha rafforzati e loro hanno una fisicità importante, perché c'è gente che ti può mettere in difficoltà. In effetti è successo, era tutta una lotta, una seconda palla, un colpo di testa. E siamo entrati in questo gioco qua, non siamo stati bravi a fare due o tre passaggi consecutivi che permette di calmare l'ambiente, di calmare un po' la situazione, di gestirla meglio la gara. E siamo entrati in questa situazione che ha permesso al Como, ripeto, tranne la situazione di provare un minuto prima di grazia calcistica. C'erano sensazioni, però la realtà dei fatti è che non c'è stato il vero, vero proprio pericolo grande. Nemmeno noi siamo stati in grado di ribaltare la situazione, cioè di giocare in modo tale da arrivare facilmente in porta quando c'erano gli spazi per farlo.